La festa dell'olio di Nevi è un appuntamento sempre molto atteso perché è un po' l'occasione per fare il punto su un comparto importante per il nostro territorio. Il rischio è quello di perderlo un po', questo comparto agricolo. Qual è lo stato di salute della coltivazione diretta nel nostro territorio? Sicuramente ci sono delle problematiche che vanno delineate su tanti frangenti, tra cui in primis il clima. Avete visto lo scorso anno, siamo riusciti per fortuna a fare il premio Levi perché c'è stato delle zone che non sono state colpite, ma lo scorso il Tiguglio e in particolare Levi, Chiavari e Lavagna, dove abbiamo il nostro patrimonio più importante, è stato colpito da una calamità naturale che ha fatto sì che si è persa quasi tutta la produzione. Se parliamo di agricoltura a 360 gradi vediamo un ritorno, le aziende giovani che hanno voglia di investire su questo importante frangente economico, che poi si fa sviluppare anche su una sinergia col turismo, perché ovviamente vediamo che la costa è sold out da visitatori, ma tanta gente vuole venire a fare un'esperienza, tutta la parte outdoor, quindi dobbiamo pensare che l'agricoltura si va a intersecare con la parte turistica. E un giovane che si vuole accostare, come dice lei, che appunto c'è un po' questo ritorno, da dove deve partire? Perché le difficoltà non sono poche a mettersi in proprio in questo settore. Certamente, come sapete, il problema più grosso è la parcellizzazione del territorio. Quindi questo è un problema non da poco che sicuramente non è facile da risolvere, però ovviamente le associazioni di categoria, noi anche come Camera di Commercio possiamo dare un supporto, dare un'opportunità alla giovane persona per fare un business plan, per fare una start-up e quindi poter riqualificare un territorio che magari oggi non è utilizzato. Queste informazioni sono valide, ovviamente dobbiamo pensare che anche le persone devono essere poi invogliate apposta all'intervento che ci sarà da parte di regione, perché ovviamente vengono utilizzati i fondi PSR su questa partita, devono anche impegnarsi, ma non tenere, come si diceva prima, una partita IVA aperta, ma impegnarsi per coltivare, per poter produrre e rendere fruibile il nostro territorio. Quasi tutto in rosa quest'anno il premio Levi con Nicoletta Robotti, che ha vinto per la categoria hobbisti, e non se lo aspettava Nicoletta Robotti. Assolutamente no. Siamo contenti però di avere vinto questo riconoscimento importante per noi, perché facendo questa produzione a livello familiare, a livello totalmente hobbistico, ci dà modo di proseguire con entusiasmo, andare avanti e riproporci tutti gli anni sempre meglio possibilmente. Il terreno da cui è, diciamo così, arrivato l'olio che ha vinto, dove si trova? Allora, per quest'anno noi avevamo già partecipato l'anno scorso con l'olio di Lavagna. Quest'anno purtroppo, avendo avuto i danni che hanno avuto anche tanti altri nostri colleghi per via delle condizioni meteo, abbiamo partecipato con il campione dell'olio di Varese Ligure. Una piccolissima produzione probabilmente. Sì, piccolissima, sudata e faticata ancora di più perché c'è anche la distanza di dover raggiungere l'uliveto, però insomma il premio ci incoraggia. Ecco, tutto quello che hanno detto stasera, cioè gli animali selvatici, il cambiamento climatico, sono effettivamente problemi che riscontrate anche voi? Sì, purtroppo sì. Il cambiamento climatico l'abbiamo subito come tanti altri, l'ho detto prima. Il problema di animali che intervengono e rovinano, insomma, ci mettono alla prova per mantenere l'uliveto in buone condizioni e portarlo in produzione altrettanto, quindi è un problema che riscontriamo anche noi, anche se lo facciamo a livello hobbistico e non abbiamo, diciamo, non ci viviamo con questa attività. Però siete un presidio importantissimo per il territorio, perché senza di voi quel terreno lì, per esempio, di Varese Ligure sarebbe abbandonato. Sì, diciamo che io rappresento un po' tutta la famiglia rappresento tutta la famiglia. Siamo aiutati anche dalla nuova generazione, perché io ho figli e nipoti che ci aiutano in questo lavoro, che sembra facile però è impegnativo, impegna tutto l'anno, nel momento della raccolta è particolarmente duro e quindi l'aiuto di braccia giovani aiuta tantissimo, è indispensabile. Quante piante ha Daniele?
Più di 500, io di preciso non lo so, ma siamo lì, 500-520. Gioca in casa e è un veterano di questo premio. Due anni fa sono arrivato secondo, l'anno scorso secondo, e quest'anno probabilmente si sono stufati di darmi secondo, ma ho dato primo. Ma senta una cosa, da quanti anni li cura questi olivi? Ma io da quando sono 30 anni, da circa 30 anni, dopo che ho lasciato il lavoro che facevo, mi sono dedicato all'oliveto. Mi fa piacere farlo anche perché faccio quello che voglio, non sono legato a nessun orario, voglio dire. Il premio, penso che sono stato premiato anche non perché il mio oliveto sia il migliore di tutti, ma per la capienza, cioè ho circa 12.000 metri di oliveto, è difficile tenere tante piante, non è come 20-30 piante, è per quello, se no oliveti migliori del mio ce n'è sicuramente, ma magari sono piccoli. 500 piante, 30 anni di cura dell'oliveto, lei davvero può dirci se questo cambiamento climatico sta danneggiando la nostra agricoltura locale? Perché lei lo può dire. Certo, certo. Io da ragazzo sono nato in campagna e mi ricordo che le stagioni erano molto diverse, non c'erano questi magari il caldo veniva ma più gradatamente, non botte di caldo così come arrivano le botte di acqua, le trombe d'aria e compagnia bella. Quindi forse più che il riscaldamento, i fenomeni meteo estremi sono la cifra di quello che sta succedendo? Penso proprio di sì. Cosa ci vuole per curare un buon oliveto oggi? Tanta voglia. Cioè, uno se ha voglia di farlo, specialmente è faticoso, però se lo fa con passione, praticamente diventa un divertimento sudato, diciamo, ma tutto sommato se uno lo fa con passione fa piacere farlo. Cinghiali, quanti ne ha incontrati? Fa parte della famiglia ormai. Sì, non ne parliamo perché la nota dolente è proprio quella. Io ho il terreno devastato, devo stare attento dove metto i piedi perché tra che mi fa male le gambe c'è il rischio che vada con le gambe all'aria perché c'è buche dappertutto. Poi per non parlare di nuovo adesso dei caprioli che danno una mano anche loro. Insomma, la fauna selvatica è uno dei grossi problemi della nostra agricoltura. Sì, purtroppo sì, e i nostri politici probabilmente non riescono a capirlo, che è inutile dire che bisogna tutelare gli animali, ma prima pensiamo a tutelare chi lavora la terra, non gli animali, che gli animali una volta non c'erano. Io mi ricordo da bambino, la prima volta che ho visto i cinghiali l'aveva portati una a Carasco, erano in un recinto 70 anni fa, perciò prima non, per me non, era una bestia rara, adesso invece sono come i gatti e i cani, ce l'abbiamo anche in casa. Qualità, diciamo, ha raggiunto così, ha raggiunto l'olio, tutti gli oli che hanno partecipato al premio Levi. Che qualità abbiamo toccato quest'anno? Beh, direi che il fatto che abbiano raggiunto dei voti, che sono più o meno quelli scolastici, diciamo, di 8, anche superiori a 8, cioè in questo caso addirittura un 8,1, sono voti molto alti.
che denotano che soprattutto qualche azienda ben impostata riesce a ottenere oli di questo tipo. Non tutti arrivano a queste valutazioni, però anche direi che fino al 7 sono sempre oli di grande qualità. È difficile anche per noi capire tante volte se un 8 sia meglio di un 8 e 10 magari ottenuti in un assaggio successivo. A volte è proprio una questione anche personale quando si stabilisce un voto del genere. L'importante però è comunque accertare che questi siano tutti extravergini con caratteristiche di qualità. E comunque dal premio Levi c'è stato effettivamente uno stimolo a produrre sempre meglio e molti produttori poi si sono anche diciamo prestati a dei concorsi nazionali e anche internazionali. Ecco, questo per quanto riguarda la parte proprio scientifica del concorso, ma se lei dovesse dire a una massaia, no? Qualunque, come riconoscere un buon olio extravergine d'oliva ligure, quali caratteristiche deve avere? Ma l'olio ligure ha una sua fisionomia ben precisa, deve essere generalmente un olio delicato, salvo che uno non lo assaggi proprio il mese dopo che è stato prodotto. Un olio fruttato leggero con note di piccante, di amaro, però equilibrate e abbastanza basse, per far conto 3 su 10. E la caratteristica fondamentale del ligure è che ha sempre un contenuto di aggettivo dolce. Dolce che non è zuccherino, ma è una rotondità, diciamo, del prodotto che si esprime con quell'aggettivo. Ecco, l'olio ligure insieme a quello del Garda è l'unico che in Italia esprime proprio questa componente, che è quella che fa impazzire un po' i tedeschi e gli stranieri che vengono, e anche noi stessi che siamo. Ha qualche numero sotto mano? Quanti hanno partecipato quest'anno? Ma guardi, no, non sono stati tanti, però abbiamo avuto 6 denominazioni di origine protette, 21 oli extravergini che concorrevano per l'extravergine, uno non lo è stato, e 21 oli di altrettanti hobbisti, fra i quali qualcuno effettivamente ha avuto anche votazioni talmente alte da dirgli: ma smettila di far lobbista e fai il professionale. Un premio che cresce però comunque, quest'anno forse un po' meno perché ci sono stati dei problemi anche climatici, insomma, però è un premio che cresce questo. Ma secondo me cresce perché è diventato Levi un punto nel quale portare effettivamente tutte le notizie, le problematiche, insieme a questo concorso che deve essere comunque mantenuto molto seriamente, perché mi credo nei concorsi di qualità di questo tipo ci sono sempre spinte magari a promuovere uno piuttosto che un altro. Noi in questo senso, anche con l'appoggio della Camera di Commercio, che è un ente territoriale, siamo riusciti a dargli questa componente di serietà. Sindaco, un'edizione importante perché è la sua ultima. Ma sì, vabbè, diciamo che ho voluto un attimino dare un segnale di impegno anche ai tanti politici, esponenti della politica, tutti i galantuomini, tutte persone che hanno un ruolo importante sia nel governo nazionale sia nel governo regionale. Erano presenti in tanti, io mi auguro che questo messaggio, che è soprattutto rivolto a iniziative tese a far sì che giovani possano nuovamente inserirsi nel settore agricolo, dell'olivicoltura in particolare, per cercare di dare tonicità a questo nostro territorio, che merita, perché le generazioni passate hanno vissuto, sfamato i figli e tratto giovamento dalla terra, non è pensabile che oggi venga abbandonata. Il fenomeno dell'abbandono è un fenomeno triste, che è molto galoppante, soprattutto nella nostra bella Liguria, nella nostra terra ligure, dove le superfici boschive aumentano e dove l'abbandono galoppa, dove quindi è necessaria una controtendenza, dove dobbiamo fare delle misure strategiche che io come sindaco posso lanciare in una platea significativa come questa, però
altri devono recepirle e tradurle in fatti concreti. Animali selvatici, eccessiva parcellizzazione dei terreni, cambiamenti climatici, sono un po' i tre grossi problemi dell'agricoltura. A livello istituzionale come si possono affrontare? Beh, allora, intanto ha detto bene lei, sono fenomeni assolutamente risaputi, li abbiamo sotto gli occhi di tutti, no? Vediamo tutte le regioni italiane sono amaramente interessate da situazioni di degrado e a volte anche di eventi tristi con delle perdite di vite umane. Detto questo, ci sono gli strumenti. Gli strumenti sono una defiscalizzazione, ad esempio, di tutto quello che viene speso rivolto a recuperare i territori, quindi consentire, come per chi va dall'odontotecnico, potersi portare in detrazione quelle spese, tanto per cominciare, avere dei contributi finalizzati, ma poi seguire attraverso tecnici mirati il lavoro di questi giovani o meno giovani che vogliono intraprendere il recupero dei terreni, quindi seguirli, ma non si può dare un contributo così in una tantum o a pioggia fare l'elemosina, bisogna veramente seguirli, quindi occorrono dei periti agrari, occorre una disciplina fondamentale e quindi qui sono importantissime anche le associazioni di categoria, quindi la CIA, la Coldiretti, che coi propri tecnici possono istruire. Sono importanti anche gli istituti agrari che devono avere un ruolo, ma bisogna che le famiglie invino i propri figli anche all'istituto agrario. Non possiamo pensare che si va solo a fare ingegnere, medico, avvocato, bisogna anche andare a fare questo importante ruolo, che è dignitoso, però deve essere anche remunerato al punto giusto. In questi anni in cui lei è stato sindaco, questo premio è cresciuto. Che segnale è, secondo lei, il fatto che decine di persone partecipino con i loro uliveti, con i loro oli e che decine di rappresentanti delle istituzioni vengano a partecipare a questa cerimonia? Questo per me è il motivo più bello. Vuol dire che se è cresciuto, quell'entusiasmo e quella genuinità di intenti che abbiamo profuso in questi anni è servita a qualcosa. Quindi io sono contento di questo, sono felice, spero che gli amministratori prossimi che verranno a lei vi faranno altrettanto, non ho dubbi, perché è una materia dalla quale non si può tornare indietro. Sarebbe un errore tradire quello che di buono è stato fatto in questo periodo. La produzione grosso modo a quanto ammonta? Sono circa 40 piante per un totale di, quando sei fortunato, 75-78 litri d'olio. E la fatica è tanta? La fatica è tanta, tantissima, cambi climatici improvvisi che diciamo ci mettono davvero in difficoltà e soprattutto fatica perché noi ancora utilizziamo ancora raccogliere a mano, quindi senza nessun ausilio, e quindi questa è una fatica in più, però ci piace e il prodotto alla fine ci dà un buon risultato. Un problema effettivamente è quello della parcellizzazione del territorio. Allargarsi è difficilissimo. È difficile, molto difficile, perché oltre ai terreni abbandonati c'è un po' di chiusura anche da parte di quelli che sono i proprietari di questi terreni. Ci sono famiglie che hanno terreni da centinaia di anni e non ricordano neanche di averli. Questo è un problema grosso perché non riusciamo neanche a risalire ai proprietari certe volte. Ecco, un'ultima cosa, tu sei giovane, oggettivamente dicono che l'età media di chi fa il tuo mestiere sostanzialmente è attorno ai 70 anni, quindi sei oggettivamente giovane. Qual è stata la difficoltà maggiore che hai incontrato? Difficoltà maggiore è sicuramente la burocrazia. La burocrazia è perché unita alla fatica da soli è difficile da combattere. E quindi servirebbe veramente snellire la burocrazia e servirebbe realmente dare una mano alle aziende agricole sul territorio, sul campo, e ne ho sentito anche qualcosa qua al premio Levi, è vero, i bandi servono, però serve anche un aiuto concreto per essere davvero istruiti su come riuscire a portare avanti un'azienda agricola. Da quanto tempo fotografa?
E sono pochi anni che mi è presa questa passione, in particolare da quando sono stata in pensione, perché sono un'insegnante che dal 19 ha avuto la fortuna di poter andare in pensione e quindi mi dedico quando posso alla fotografia. La natura è uno dei suoi soggetti preferiti? E la natura e i ritratti, diciamo, mi piace prendere, diciamo, le persone in primo piano e poi la natura, quella sempre, perché i paesaggi, il ricordo di tutte le esperienze vissute. Ecco, la sua foto ha vinto anche per la luce, che effettivamente è sapientemente dosata in questa foto. Oltretutto qui non c'è né Photoshop, niente, è stato proprio lo scatto così come l'ho fatto, l'ho trastampato. E la luce era bella perché c'era tutta questa zona d'ombra e solo queste foglie erano, diciamo, colpite dalla luce, mi ha colpito il soggetto. Ecco, noi di solito quando troviamo qualcosa che ci piace tiriamo fuori il telefonino e scattiamo immediatamente. Per fare un bello scatto invece quanto tempo ci vuole? Ma no, diciamo che tante le faccio anch'io col telefonino, ora questa era con la macchina fotografica, però diciamo alterno un po' il cellulare, vede come lo porto sempre con me, perché molte volte addirittura col cellulare sono ancora più belle, perché probabilmente c'è una tecnologia nei cellulari innovativa. Invece, diciamo, ci vuole la conoscenza delle tecniche con la macchina fotografica e molte volte non riesco a arrivare in tempo a regolare tutto. Invece qui è tutto automatico e quindi comunque è una bella esperienza la fotografia. È un onore per lei aver ricevuto questo premio a Levi? Tanto, veramente, diciamo che è un anno che ci penso, perché ho partecipato per la prima volta lo scorso anno e con piacere ho cercato di ripartecipare anche quest'anno. Infatti questa l'ho fatta ad aprile, quella l'ho fatta, diciamo, un mesetto fa. Questo l'ho fatta a maggio, quindi diciamo sono tutte in preparazione al concorso di Levi, perciò è stata veramente un'emozione grande vincere. Dicevano che oltretutto i prossimi manifesti avranno questa come immagine, quindi sarà una cosa anche di mia pubblicità. Grazie. Negli ultimi anni sempre prodotto dei buoni oli, partecipato sempre a questo concorso, ma siamo veramente contenti quest'anno di avere appunto vinto il premio. Terzo premio come azienda agricola, primo come frantoio, quanto olio producete? Un po'. Certo, quest'anno non è stata una grande produzione, siamo agli sgoccioli, stiamo già finendo, in genere eravamo abituati ad averne ancora. Però comunque l'importante è mantenere sempre una buona qualità dei prodotti. Il problema maggiore della stagione di quest'anno qual è stato? Allora, diciamo che la siccità non ha aiutato. Il raccolto prometteva bene, ma poi alla fine, al momento in cui davvero abbiamo passato agosto e poi a settembre, le olive cadevano giusto quando erano pronte per essere raccolte. Quindi insomma questo cambiamento climatico effettivamente, come si diceva oggi nel dibattito a Levi, sta generando delle conseguenze negative. Sì, sicuramente. Non tanto, cioè diciamo che sia nella nostra produzione normale, ma soprattutto ci preoccupa molto, essendo un frantoio, anche per le persone che coltivano gli oliveti come hobby. E quindi sentiamo anche loro che, essendo in genere sempre persone più anziane e potendo dedicarsi sempre meno alla cura dei loro oliveti, speriamo che questo premio sia anche per loro un incentivo a non mollare, perché l'olio può continuare a essere prodotto nonostante queste difficoltà. Diciamo che per ora continuiamo a essere positivi, poi se viene una catastrofe atmosferica non possiamo prevederla, però va bene così. Questo è un tributo che noi vogliamo
dare a tutti i nostri concittadini che hanno portato lo spirito ligure nelle Americhe. Storie affascinanti per certi aspetti di commercio, di imprenditoria, di politica, ma anche, ahimè, a volte storie drammatiche, quindi di difficoltà, di sradicamento dal territorio, in un momento che ci fa riflettere perché è un tema molto attuale, soprattutto in questo periodo. Storie eccellenti come per esempio Peter Giannini, che è stato un emblema delle banche, dell'imprenditoria, della capacità di trasformare un'immigrazione in un'area di successo, in un personaggio di successo. Però, come dicevo, anche storie drammatiche che vanno comunque messe all'attenzione. In questi due giorni noi parleremo proprio di questo, di storie, di persone, di uomini, di donne che hanno fatto questa esperienza, l'hanno portata a noi, e quindi abbiamo degli elementi molto importanti per poter riflettere. Ecco, in questi due giorni ci sono state tante iniziative, in qualche modo si riprende un po' quello che si faceva diversi anni fa, no? Sì, è vero, e un po' di anni fa era una giornata soltanto. Le visite guidate sono state molto apprezzate già questa mattina, domani mattina si replicherà di nuovo, e ci sono le visite ai consolati, che sono comunque degli aspetti anche questi particolari di Chiavari. Ci sono stati nelle epoche passate 11 consolati a Chiavari. Sono ovviamente dimore private in questo caso, ma si possono visitare e hanno una storia decisamente curiosa e accattivante. Qua abbiamo due persone proprio liguri nel mondo. Sì, siamo stati, insomma, 40 anni in Sud America, in Ecuador, un po' in Perù, anche in Cile, si lavorava giù. E adesso, insomma, dopo tanti anni, insomma, sono 78, quasi 80, siamo qua in Liguria, ecco. E com'era andata questa storia di partire? Era venuto suo nonno nel fine dell'Ottocento, era stato giù, poi i figli e poi... E voi avete deciso di andare? Di andare giù un periodo, sì, siamo stati giù. Volentieri, volentieri. E com'è andata giù? Bene, molto bene, poi... Come dice lui, abbiamo smesso, abbiamo detto adesso portiamo i remi in barca, abbiamo i figli che vivono in Italia, quindi siamo tornati dai figli. Ma l'amore è nato in Italia o in America? Diciamo che è nato in Italia, poi insomma papà era giù in Ecuador, i nonni, insomma, e allora insomma, se siamo decisi nel 72 siamo andati giù. Quindi, quanto tempo, no? Passa veloce. Passa veloce. E adesso qua siete ritornati e cosa fate? Pensionati, aiutiamo il figlio che ha un agri-ristorante qui a Lavagna, e quindi siamo lì. I nipoti, i figli. Allora siamo... Fate i nonni. Facciamo i nonni, sì. Grazie. Presidente, i saluti ai liguri nel mondo in quest'oggi. Tanto, per cominciare, questa è la giornata del Perù e quindi un abbraccio fraterno a tutti gli amici del Perù, parenti, conoscenti, residenti, eccetera, eccetera. Noi col Perù abbiamo un rapporto di affetto grandissimo e vorremmo riattivare quello che è stato il lavoro che fece Buonanima di Fontana. E vorremmo ritornare su quelle strade lì, su quelle tracce, e ricostituire una grande associazione, perché sappiamo che ci sono tantissimi liguri che hanno portato altissimo il nome della Liguria con le loro imprese, con la loro dedizione al lavoro e con la loro intelligenza e anche furbizia. Certo, ci sta anche questo. Invece qua abbiamo una rappresentante. Bene, ci racconti fantastica. Un pochino la sua storia. Beh, la mia storia è la storia dei miei, vengono da San Colombano Certendoli. E da ragazzi mio nonno espatria e va in Ecuador. Perché l'Ecuador? Perché lì c'erano già i cugini, i Segale, e quindi loro lo chiamano e cominciano lì la loro avventura con il cacao e col caffè. E da lì poi... Una grossa impresa. Diventa una grande, una delle più grosse imprese. La prima è in Ecuador, senz'altro, è tra le più importanti a livello latinoamericano. E quindi mio padre poi continua a lavorare dentro e poi diventa anche un uomo politico, un uomo oltre che impresario, anche una persona di rilievo. Che tutti noi ricordiamo con affetto, insomma.
alle spalle abbiamo il mare, insomma, penso che tanti anni fa, no, quando partivano e andavano all'America del Sud. Quando partivano i bastimenti, allora. E ci mettevano chissà quanto. Ma l'America del Sud da questa parte come minimo 2 mesi. Per andare di là non ne parliamo. Perché non c'erano i telefonini all'epoca. Non c'era niente allora, c'era solo del gran coraggio e della gran voglia di costruire, di fare qualcosa, perché sentivano arrivare queste voci, questi racconti di chi ce la faceva, perché il bello era di chi ce la faceva, non di chi era praticamente era inciampato, perché può succedere a tutti. Partivano con questa voglia di fare, con questa voglia di costruire qualcosa e portavano che cosa? La loro cultura, la loro conoscenza, il saper lavorare la terra, il saper lavorare sulle barche, sulle navi. C'era praticamente una materia prima che i nostri liguri esportavano. Esportavano conoscenza, esportavano virtù, perché sono sempre stati dei grandi lavoratori e questo è importante. E qua abbiamo la testimonianza. Testimonianza diretta. Ah sì sì, quello è importantissimo, è vero, assolutamente. Il lavoro, noi come fabbrica, come arrivavano degli italiani che venivano e facevano con i vapori, perché erano 45 giorni, 50 di traversata, poi erano i primi e aprire le porte eravamo noi per dargli lavoro a questi italiani che venivano da noi. Sì. Ma partivano perché qua in Italia non si trovavano, non riuscivano a fare quello che volevano, perché partivano? Partivano anche perché c'era una grande povertà. Se noi guardiamo l'Ottocento e leggiamo i libri, i racconti per esempio di determinate nostre vallate, quando vivevano di castagne, quando da bambini si alzavano alle 4 per andare ad accudire agli animali, per andare a fare il fieno, eccetera, eccetera. C'era molta miseria, facevano la fame, quindi si avvicinavano alla costa dove c'era un'evoluzione, perché lo scambio tra chi naviga e che lo sappiamo, no? Il portuale come concetto è sempre stato più preparato di altri perché era informato prima di determinate evoluzioni e sviluppi, anche da un punto di vista commerciale, economico, di leggi, di regolamenti, mentre il contadino, quello che viveva nei monti, ci voleva tutto che riuscisse a mangiare, facevano dei gran figli e beati loro che li facevano, perché oggi ne facciamo sempre di meno e questo è molto grave. Però il problema era poi sfamarli. I bambini all'età di 4-5 anni andavano già per castagne, andavano per funghi, andavano a raccogliere la legna, cioè cominciavano così. È chiaro che vivendo in un modo del genere veniva poi la voglia di fare qualcosa di diverso, di costruirsi un futuro diverso, e partivano e se ne andavano, e molti ce l'hanno fatta e molti no. Questo è il destino del mondo. Si è ripreso un pochino in questi anni, soprattutto quest'anno, questa festa, tra l'altro 2 giorni di tanti avvenimenti, considerando anche la serata. Assolutamente, io ringrazio la Promotur che col comune di Chiavari ha rimesso in piedi un qualcosa che era nato circa 100 anni fa, quando si andava a festeggiare i liguri e i chiavaresi nel mondo e in Perù. Saranno 2 giorni pieni di avvenimenti, saranno motivo di approfondimento, motivo culturale, di visita a quelle che erano le sedi delle ambasciate e dei consolati, quindi parliamo del consolato dell'Ecuador, di Panama, del Perù, e quindi ci saranno vari spunti per tenere vivo questo filo che ci unisce idealmente con tutti i chiavaresi che sono al di là dell'oceano. Ma non saranno soltanto motivi, tempi di approfondimento, ma anche di svago e di convivialità, perché ci saranno tante feste, tanti avvenimenti, anche per esempio il tango, sto pensando, dove si potrà coinvolgere la cittadinanza e quindi unire ancora più idealmente i chiavaresi di Chiavari con i chiavaresi del mondo. Ecco, chiavaresi che allungano fino alla Val Fontanabuona, perché siamo alla Val Fontanabuona, ci sono tante persone che abbiamo sentito anche questa sera che partivano, no, a questo mare alle spalle, anche per che possa rendere l'idea quasi all'avventura, no? Dire, non una meta precisa, è vero,
consigliere? Sì, questa sera ovviamente, quest'oggi e domani per Chiavari è la festa del Perù, perché sicuramente gli emigranti di queste terre, la maggior parte sono andati in Perù, in particolare in certi periodi storici, quindi giustamente mi complimento con l'amministrazione comunale di Chiavari e con la Promotur, che sono un po' l'espressione dei commercianti chiavaresi, che sono quelli che hanno ripreso questa festa del Perù dopo la pandemia. Dopo Lino Tito Fontana, che per tanti anni ha organizzato questa festa, sicuramente questo rilancio è importante, anche perché le nostre comunità, in particolare nel centro e nel Sud America, ma anche nel Nord America, sono ancora abbastanza organizzate. Non abbiamo più la prima generazione, ma abbiamo le seconde, le terze e quarte generazioni che ci tengono a questo. Difatti vorrei ricordare una cosa: a novembre ci sarà una manifestazione anche in Argentina, lo voglio dire perché mi sembra significativa, dove i portatori di Cristi della provincia di Genova andranno a Buenos Aires, a Rosario, a fare delle processioni insieme a loro, perché i portatori di Cristi sono soltanto in Liguria e in Argentina, quindi questa manifestazione è proprio richiesta da loro, proprio significativa per la nostra terra e per la loro terra di adozione.